Buonasera, non vi preoccupate perché mi vedete in quattro, tranquilli, è solo nel fatto segno che io capisco di te. Già ne dobbiamo sopportare uno, quattro. Allora, è puntata un giorno festivo, ma sapete che Ressate non guarda i festivi. Sabato e domenica sì, perché insomma, fratello Maghetto anche a lui. Allora, dobbiamo correre, correre. Correre, corriamo. Allora, cominciamo. Errata corrige. Nella scorsa puntata ho detto il film sul pranzo di Natale. Il film sul pranzo di Natale non è sul Corriere della Sera, ma su Repubblica. E quindi, conseguentemente, in questo posto in fondo vi metto il link. Così mi fate la vostra partecipazione al film del pranzo di Natale 2011. Vi ho spiegato che è un film partecipativo. Fermiamoci e andiamo avanti. Allora, oggi ci sono due fiabe in onda. Una è su Ressette, che è una cosa meravigliosa, nel senso che ricorda un po' il tempo passato, vero? Ovvero che c'era una volta il golpe borghese, era la notte del 7 dicembre 1970 e la luna argentea illuminava un colpo di Stato. Fin qua ci siamo. Non vi devo spiegare cos'è il golpe borghese. Comunque, il discorso è questo: l'ha pubblicato fratello Roberto Aldo perché io ero molto impegnato e per il video e per scenografie, i testi, tutto. E ve l'ho andata a vedere anche perché c'è tutta la puntata dedicata che è stata mandata in onda questa mattina alle ore 8 dalla Rai. Per la serie La storia siamo noi. E siccome la storia siamo noi, andiamo avanti. Poi c'è un'altra bella fiaba, e questa è sull'Espresso. Sul sito dell'Espresso c'è C'era una volta Cinecittà. È proprio titolata così. Andate a leggere cosa stanno facendo a Cinecittà. Cioè, stanno facendo i soliti polpettoni. Cioè, Cinecittà, Repubblica, si stanno mangiando tutto come al solito. Solito, quella banda di sfigati che sono su a palazzo. Poi vediamo un attimo. Allora, per quanto riguarda l'esorcismo, cioè che mi avete detto che c'è stato un po' qualche problema col cornetto antisfiga da palazzo. Allora, un attimo, ve lo spiego da capo, giustamente dobbiamo un po' approfondire perché è una cosa seria. Il cornetto al cioccolato antisfiga. Il cornetto deve essere, avete visto gli occhialini, proprio quelli da mago, eh? E il cornetto antisfiga al cioccolato deve essere fondente, mi raccomando, girate un po' e poi lo trovate. Poi, sì, ho capito, ve lo faccio rivedere un attimo perché non vorrei. Allora, il cornetto al cioccolato è questo. Voi dovete pensare alla frase da dire e quindi concentrarvi un attimo. Allora, per esempio, nel caso adesso, cioè, abbiamo 14 vicino, voi cornetto al cioccolato. Ragazzi, sono esorcismi, sti qui. Buono, è meraviglia. E poi dite la frase, per esempio, per il 14. La frase magica deve essere: per cortesia, fai che il Cavalier Cortese dia le dimissioni entro la fine del mese. La rima c'è, siamo a posto. Andiamo avanti. Per quanto riguarda l'esorcismo di fine d'anno, che qualcheduno me l'ha già chiesto, tenetevi sempre in contatto con noi perché poi entro il 31 dicembre vi daremo tutte le istruzioni in merito per gli incredenti e tutto. E per quanto riguarda le altre notizie, buttiamoci un po' un attimo in rete brevemente, un po' di corsa, perché sennò qui non la finiamo più. Allora, vediamo un po' un secondo. E sta scoppiando un polpettone pazzesco sul governo a caccia di voti. Questo non c'è bisogno che ce lo andiamo a leggere. Poi cosa c'è? 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 Ah, c'è! Hanno interrotto la fiaba di Cenerentola per fare uno spot su Porta a Porta. Sta scoppiando fuori un polpettone pazzesco. Ed è anche giusto perché la fiaba di Cenerentola ci va a finire uno spot che poi andate a leggere di che spot si tratta, cioè non c'entra proprio niente. E oggi è una giornata particolare, più che sono 30 anni che siamo senza John Lennon. John manca. Poi
Poi, per quanto riguarda il caso Wikileaks, Assange sta scoppiando delle cose meravigliose. Hanno attaccato il sito di Mastercard, la banca svizzera, lo studio legale che praticamente difende quelle due ragazze che hanno accusato Julian Assange. Poi è scoppiato un incendio in carcere in Cile, ci sono 81 morti, questa è la notizia penso più importante. 81 esseri umani meno sulla Terra. Vedremo di scoprire come mai è scoppiata questa tragedia. Andiamo avanti. Basse temperature in arrivo. Lo so, c'è freddo, c'è proprio freddo. Poi hanno tolto la scorta a Ciancimino e nella trattativa pare che sia spuntato fuori il telefono di quel famoso signor Franco. Poi, qui tempo passa, ragazzi. Io non so cosa fare. Cioè, 10 minuti non bastano. Come faccio a dire tutto? Com'è possibile? Come faccio a fare una panoramica e poi parlarvi anche degli esorcismi, antisfighe alla palazzo? Cioè, faremo una diretta. Vediamo un po' di inventare un po' una diretta. Perché lo sapete che noi abbiamo anche una web TV, Telezero. Allora. Vediamo un po' di chiudere qualche finestra perché qui finisce che non si capisce più un belino parlando. Ma allora, qui il cappello, come si va bene. Le notizie sono tante, ragazzi, e molto anche tristi. Io direi di lasciarlo un attimo perdere, vero? Allora, su Reset, nella pagina di oggi, vediamo un po' di articoli. Cioè, bell'articolo di Marco Barone, Mario Draghi, ovvero il futuro premier a tempo, che è da leggere. E poi c'è Doriana Goracci, che come ben sapete vuol dire qualità, come Arrigoni, figli e figli dell'Immacolato Bucato. Poi abbiamo il riso amaro di Apicella, che ha mandato come ogni giorno la vignetta che è titolata La Scala. Ogni riferimento agli incidenti avvenuti ieri. E poi c'è un posto con la foto del giorno dove si vede che a Wikipedia hanno già anticipato i tempi. C'è già scritto 2010 che è caduto il governo. Ora non sappiamo se è una burla o una preveggenza. Allora, sì, ce la facciamo, c'è ancora un attimo di tempo, insomma, vediamo un po' un attimo qui di vedere qualche notizia in più. Poi cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Abbiamo Gabanelli e Santoro sotto tiro e questo lo leggete su Reset Italia. Giusto? Poi andiamo a vedere qualche altra bella notizia, magari in tempo reale, dalle agenzie, perché noi sapete che siamo qui con la tecnologia, banco di regia fantastico, una cosa meravigliosa. Allora, novità, cosa c'è? Novità, abbiamo. Niente, niente di speciale, insomma. Niente di speciale nel senso che allora anche PayPal di nuovo sotto attacco per Wikileaks e poi Frattini che ha detto che Assange è criminoso e lì stendiamo un velo, giusto? Perché bisogna stendere un velo, non se ne può fare a meno. Qui il tempo scorre, io non so cosa dire, ragazzi. Volevo dirvi di un altro esorcismo per i prossimi giorni. Ecco, facciamo una cosa, preparate gli ingredienti. Allora, aglio e peperoncino. Per gli altri poi ve li spiego, cioè tanto cominciate a preparare questo, l'aglio c'è in tutte le case, però peperoncino, mi raccomando, tutto uno strano. Fermiamoci un attimo perché qui non so come finisce con i tempi e dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. Come chiudiamo? Chiudiamo così. Chiudiamo così. Ciao ragazzi, il tempo stringe.